Ciao a tutte ragazze, allora, ciao a tutte bellissime. Oggi farò questo video che è un video metà collaborazione, metà con quelle cose che ho comprato io con alcuni sconti che ci sono stati prevalentemente nel mio negozio di H&M, cioè nel negozio dove lavoro. Allora, la cosa di cui volevo dire più che altro è che se sono sparita da praticamente un paio di settimane che non sto facendo video è perché comunque questo mese sto facendo le 40 ore al lavoro, quindi sto prevalentemente al lavoro. Il tempo comunque che ce l'ho un po' libero, cerco di riposarmi, magari riesco a vedere qualche amica, anche se dico la verità, è da tantissimo praticamente che non vedo tutte le mie amiche, cioè c'è qualcuna che non la vedo addirittura da mesi, quindi mi dispiace tanto, da luglio sicuramente riuscirò a vederle di più. Infatti se mi vedete vi mando un bacione grande ragazze, non vedo l'ora di vedervi. Allora, parliamo di queste collaborazioni. La prima collaborazione che vi faccio vedere è una collaborazione di gioielli. Mi sono arrivati questi due gioielli qui. Sicuramente c'è stato un attimo di una svista, secondo me più da parte loro che da parte mia, perché praticamente mi avevano chiesto di scegliere tre gioielli, invece me ne sono arrivati solo due. Ed è la stessa collaborazione che avevo fatto, mi pare, l'anno scorso con Silvia Nix, che mi aveva dato un sacco di gioiellini carini, tra cui anche questi pendenti qui che io utilizzo sempre, molto molto carini. E allora, questo, praticamente la prima cosa che vi faccio vedere è quest'anellino qui. Questo qua che aveva scelto una mia amica, ecco qua, ve lo faccio vedere bene, che è molto molto carino, spero riusciate a vederlo, spero si riesca, sì, ora sì, forse si riesce a vedere bene, che come vedete è una taglia abbastanza piccolina. Ho visto che è regolabile, però diciamo che dopo un po' che si apre, non... cioè, si vede che fa fatiche, quindi con le dita abbastanza grandi non è il caso. Cioè, chi ha le dita molto sottili, tipo un po' le mie, che come diciamo come grandezza sono 17 più o meno, quindi una 6 barra, sì, una 6 di taglia loro, va anche bene. Però per chi magari porta delle taglie un pochettino più grandi, consiglio altri anelli che sono proprio su misura, invece di questi proprio che si aprono direttamente. E poi invece quest'altra, molto molto carina, per la mia amica Silvia, guardate, molto molto carino, è un cuoricino molto fine sul colore argento, eccolo qui, spero riusciate a vederlo benissimo. So come mette a fuoco, forse adesso sì. Ok, adesso sì. Molto molto carino questo, molto fine, molto proprio piccolino, molto molto carino. Infatti ce lo vedo tanto su di lei e ho comunque deciso a loro di scegliere, perché io in generale sono piena di gioielli. E poi appunto c'è stata un attimo questa svista perché un'altra amica ha scelto un'altra cosa, ma non è mai arrivata perché e sicuramente, cioè, io avevo capito che dovevo scegliere tre gioielli, invece ne sono arrivati solamente due. E vabbè, c'è stato un attimo questa svista, però comunque la qualità dei gioielli è molto molto buona e ovviamente come al solito vi mando il link del sito loro, che Silvia Nix, tra l'altro hanno anche cambiato alcuni nomi, si sono un po' rinnovati e niente, quindi comunque questa è la primissima collaborazione che vi faccio vedere. Poi la seconda collaborazione che vi faccio vedere sono vestiti, che come gli altri video che vi ho fatto vedere le altre volte, ovviamente ci sarà lo spezzone di me che l'indosso. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa camicia per mia madre. Ovviamente me la faccio vedere almeno anche indossata anche da me. Si è un po' stropicciata, ma è in cotone, 100% cotone. Sembra un pollino. Fortunatamente non è trasparente. E questo bellissimo colore celeste che con l'estate va benissimo per risaltare anche la bronzatura. Dietro è proprio segnata, ma la vedrete bene indossata a manica corta. Quindi questa qui comunque è assolutamente super apprezzata da mamma. E qui c'è stata lo stesso un'altra svista. Non ho capito perché questo periodo è stato un momento di sviste per le collaborazioni, perché mi hanno chiesto di scegliere 7 cose e me ne sono arrivate solo 6. E tra l'altro sempre le cose che hanno scelto delle mie amiche purtroppo non sono arrivate. Infatti anche questa cosa mi è dispiaciuta molto. Poi quest'altro vestito che aveva scelto mamma, molto carino, però purtroppo a lei va troppo stretto di pancia. Io non è un vestito più come sia come tessuto che come comunque fantasia che io userei,
Quindi adesso vedrò un po' se darlo magari a qualcuno perché è molto lungo come vestito ed è una taglia S. Però lei stava, cioè il vestito era bellino e tutto, le stava anche bene, ma le stava troppo stretto di pancia. Quindi sarebbe stato meglio con un taglio un pochettino più ampio dalla parte della pancia. E va preso appunto una taglia S. Poi un'altra cosa invece che ho scelto io è questo vestito qui. Questo qua che è fatto così un po' arricciato sul davanti con lo scollo davanti abbastanza ampio, che a me sinceramente per lo scollo mi sta abbastanza largo. Poi lo vedrete anche indossato direttamente come mi sta, così vedrete un pochettino com'è, però è un po' largo in generale com'è proprio nel complesso, dalla parte proprio del seno, capito? Andrebbe magari un pochettino ripreso. E poi, ultimissima cosa, che secondo me è la più bella, infatti quello è veramente bellissimo, l'ho già fatto riprendere da mamma, bello, 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 è questo qui. Allora, è un vestito, come vedete, tutto floreale, me lo sono fatto riprendere da questa parte qua perché era un po' largo. Però cioè, lo scollo è normale, non è troppo profondo, ha uno spacco, dietro comunque è normale, molto carino anche come colore, comunque super estivo con i fiori, è lungo lungo, ovviamente questo ve lo farò vedere indossato, anche come comunque un pochettino l'ho arrangiato perché era un pochettino, cioè l'ha arrangiato mamma perché era un pochettino largo dalla parte proprio sotto perché mi sembrava un po' a stile impero, però tutto sommato molto molto carino anche così. E comunque come colori bello bello, proprio impazzita per questo vestito. Poi lo vedrei molto anche per qualche evento tipo cresima, battesimi, matrimoni al di giorno, cioè proprio è fresco anche come tessuto, cioè ce lo vedo proprio, quindi se dovessi avere qualche occasione di questo tipo, magari d'estate, anche per i prossimi anni, sono a posto. E poi questa appunto è stata la collaborazione, mi è dispiaciuto un sacco per i vestiti delle mie amiche perché quelli non sono proprio mai arrivati, mi dispiace tanto tanto, soprattutto per loro, però sono sicurissima che la prossima collaborazione che ce l'ho con un'altra azienda, i loro vestiti comunque li hanno già spediti, quindi non vedo l'ora che arrivino, così anche loro comunque sono contente. Allora, l'ultima cosa che vi faccio vedere invece che ho acquistato io sono delle cose da H&M, appunto. Allora, ho preso tre parti di sopra praticamente, anche se non mi dispiacerebbe poi dover prendere anche una gonnellina carina, anche nera o comunque su qualche colore estivo. Perché comunque di gonnelline estive effettivamente ne ho, però corte, la volevo corta. Adesso vediamo un po' se con i saldi trovo qualcosa. Queste sono delle promozioni che sono con la member, sono la vendita privata per le persone che hanno la tessera dell'H&M. Se non ce l'avete comunque la potete tranquillamente fare o per conto vostro anche subito in negozio o in cassa comunque da me o da qualsiasi collega se venite da me a Sestu. E allora vi faccio vedere subito, ho preso delle magliettine per il mare. Questa molto carina, molto colori anni 80, molto Barbie. Costava 4,99 e c'era comunque lo sconto con la member del 25%, quindi pagata comunque pochissimo. Molto carina secondo me come modellino e tutto, e questa sicuramente lo utilizzerò proprio per andare al mare, anche perché per andare al mare ho più pantaloncini che magliettine. Poi allora un'altra magliettina che ho preso, molto carina, questa con l'abbronzatura secondo me ci sta benissimo, è con questo colore qui che voi lo vedete un pochettino più spento alla videocamera e un pochettino più sul corallo. È molto carina questa che sembra tipo una sorta di bralette per una magliettina e anche questa comunque costava 9,90 col 25% di sconto. Carinissima veramente, cioè questa secondo me con una gonna nera, qualcosa di nero sotto è spettacolare secondo me, infatti per quello stavo cercando magari una gonna nera carina un po' a tubino, vediamo un po'. E poi questo è il pezzo forte secondo me, questo era a prezzo pieno 9,90, quindi anche per il prezzo comunque è perfetto. Ah, e di tutti ho preso comunque la taglia XS, tutte XS,
Questa XS, invece questo ho preso mi pare la taglia S, perché lì, no, anche questa è l'XS, ho preso di tutte le XS allora. E comunque come taglia va bene. Il body è bellissimo, cioè guardate, è fatto così, e dietro ha la parte della schiena scoperta, da mettere rigorosamente senza reggiseno, comunque con le coppe direttamente solo davanti. Molto carino, secondo me questo, infatti sto cercando una gonna da abbinare a questo e sono indecisa se poi prendere una gonna completamente nera o con qualche colore. Quindi adesso vedrò un pochettino, sono proprio alla ricerca di questa gonna qui, se riesco a trovarla ovviamente, ma penso di sì, non avere problemi. Volevo farvi vedere l'ultimo acquisto che ho fatto ieri, che è questa gonnellina qui, che è un tessuto molto molto leggero per l'estate, con lo spacchetto laterale, sembra un po' tipo lino. L'ho presa da H&M, anche quella è con la vendita privata, ho preso la taglia 34 al 25% di sconto, quindi da 14,99 qualcosa tipo 11 qualcosa è venuta. Adesso me la provo così faccio vedere anche come mi sta. Allora, volevo farvela vedere come mi stava bene. Ecco qua, lo vedete, lo spacchetto da questa parte, è un po' a tubino. E mi piace molto molto molto, perché io così a tubino non ne avevo neanche una, quindi comunque lo farò vedere com'era. Mi sta un po' larghina da qua, infatti ho paura che quando magari cammino un pochettino si apra, perché io comunque ho la vita molto stretta e questa gonna qua non è proprio, cioè, aderente, però è col tessuto comunque in cotone. Comunque mi piace come mi rimane. Voi che cosa dite? Eccoci qua, mi sono solo cambiata, ma è lo stesso giorno dell'inizio del video. Mi è arrivata anche un'altra collaborazione, questa qui di Fenelli. Sono assolutamente stra contenta, anche perché mi sono arrivate qui le Beauty Blender insieme anche al magico, questo qui io infatti ce l'ho già, mi trovo benissimo per pulire i pennelli. E poi il set di pennelli completo della YU, ma veramente bellissimi, sono stupendi, morbidissimi, infatti sono sempre super super contenta quando me li inviano, e veramente sono stupendi. Stavolta me li hanno inviati direttamente in questa bustina, che può essere anche un po' riciclata per magari quando si parte o per metterci i costumi da bagno, e appunto all'interno ci sono tre Beauty Blender bellissime. Cioè sono una rosa, una fucsia e l'altra che è un pochettino più sul viola, ma troppo troppo belle. Queste sono super comode, proprio è un set super comodo di pennelli. Poi comunque la qualità prezzo è veramente buonissima, quindi ve lo consiglio tantissimo. E quindi questa comunque era l'ultima collaborazione del video. E quindi queste sono state comunque gli ultimi acquisti che ho fatto in generale. Poi per esempio gli ultimi acquisti invece per quanto riguarda la skin routine, o comunque il body routine, ho preso delle cose da Yves Rocher, per esempio ho preso il mio gommage per sotto la doccia, quello che è la pesca, ho preso il bagno schiuma al Monoi, che secondo me sa di estate, e ho preso stavolta anche l'olio al Monoi, molto bello, assolutamente, se avete bisogno di un olio comunque per il corpo super profumato, quello è buonissimo, della Yves Rocher. E basta, poi ho preso queste cose qui, insomma, poi nient'altro. Niente, allora, questo era appunto un video di collaborazioni. Sicuramente farò poi il video dei saldi, perché adesso inizieranno i saldi primi di luglio, quindi vedremo un pochettino che cosa tutto ci sarà. Ma sinceramente, io per i saldi, a parte questa gonna qui che vorrei trovare, non sto cercando nient'altro. Quindi, a meno che non trovo qualche regalo di compleanni barra Natali, che io sono sempre quella che fa le cose in anticipo, però non ho intenzione di prendere nient'altro, perché le altre cose sono a posto. E niente, vi mando un bacione, spero tanto che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere anche come sono le cose indossate, qual è la cosa che vi è piaciuta di più, mi raccomando. E un bacione gigante, mi raccomando, iscrivetevi anche su Instagram, mi trovate come Carletta22. Un bacione, iscrivetevi intanto al canale, mi raccomando.